Salve a tutti, buono che finalmente è comparso qua proprio adesso che però sono lucido per cui è totalmente invisibile. Devo ammettere che si vede meglio quando compare di qua, insomma, Madonna che dito brutto che ho. Sì, effettivamente è pieno di schifezze, vabbè, pellicine, galletti, insomma, brutte robe. Salve a tutti, puntata di Onorato di lunedì 28 dicembre. Ci avviciniamo finalmente alla fine di questo cazzo di anno di merda. E non che sparo un anno a caso, non che il 2014 sia stato per esempio un anno meraviglioso, non che il 2015 insomma è iniziato abbastanza male. Non è che sia finito il massimo, insomma, ecco, assolutamente. Il 2016 non è stato meraviglioso. 2017, insomma, un po' di tutto e più. Per cui, insomma, sinceramente faccio fatica a ricordarmi un anno in cui quest'anno è stato proprio meraviglioso. Ecco, sinceramente non me lo ricordo. Boh, chissà quale. Ma, nessuno. Forse nessuno. E vabbè, a parte questo, sì, stavo per il 2013, ma insomma, sì e no, forse, ma comunque ricordiamoci che il 2013 ho ricevuto quella bella multona da parte della SEA per colpa della fornace di Pau, insomma. Un periodaccio oltretutto, insomma, ecco, diciamo, per cui ecco, cioè, sinceramente faccio fatica a ricordare un anno in cui, wow, che bello questo anno, è stato proprio meraviglioso. No, sinceramente non me lo ricordo, per cui, boh, vabbè. Forse il 2004, quando è nato l'Istituto Cinematografico Fornace, forse quello, boh. Chissà, può essere. Subito le cose importanti da farsi. Vi non so cosa voleva dire. Sotto c'è il pulsante per iscriversi al canale, iscriviti immediatamente e poi dopo attiva la campanella per avere insomma la notifica di quando c'è una nuova puntata di Onorato, un nuovo video, perché forse è andato in onda anche qualcos'altro, tipo il messaggio natalizio là. Ieri sera mi sono un attimo divertito e qui lo so, una pettinatura, sembra un misto tra Benigni, Roberto Benigni e i Didova di insomma i vivi o morto, ecco. Non mi ricordo Didova or credo perché or alive. Lo so, la mia pronuncia fa cagare. Vabbè. Ormai ci rinuncio. Speriamo magari il prossimo anno. Ci sono dei. Sì, sono ancora un po' bianchetto. Allora, oltre al fatto della capigliatura, che ho appena asciugato con phon. Eccolo, ecco il colpevole, e non c'avevo niente perché avevamo fatto con le mani, ecco. Ma domani andremo a fare una bella col tagliaerba, praticamente con ronchetto cioè, servirà, no? Non le forbici, servirà direttamente il decespugliatore. E poi insomma ne ho approfittato peccato per tagliare la barba perché cominciava a crescere un po' purtroppo da quando devo toglierla che a qualcuno qua dà fastidio cioè no io fastidio esteticamente fastidio vabbè, lasciamo perdere. E quindi insomma, beh, dico, però i baffi li tengo, mi dispiace, ma ormai quelli li tengo, però ecco, però
Sì, vedete bianchi robe perché ho messo la crema, ho messo una quintalata perché, ripeto, come ho detto in una puntata di Onorato, insomma mi dà un po' fastidio e quindi abuso volentieri creme robe. Il primo che scappa fuori tipo Bobo Vieri gli arriva una putrella in testa, vaffanculo, ecco. Stronzo e stronzo più chi va dietro, ecco. E quindi, insomma, ecco, quindi per quello. E puntata, insomma, di oggi. Ah, no, aspettate, ho dimenticato una cosa. Sotto in descrizione c'è un link particolare. Andatelo subito a schiacciare e a cliccare su quel link e seguite tutto ciò che scappa fuori, perché quel link serve per seguirmi. Mi sposto perché non vedo quanto tempo sto parlando e mi tocca fare così e praticamente serve, insomma, per seguirmi in ogni dove, ecco. Stavo dicendo, insomma, aspetta, stavo dicendo la questione là, sono andato a finire. Ah, sì, il fatto che ieri ho fatto un po' di prove in realtà, nelle dirette, le cose, ho voluto fare un po' di prove con il mio grande amico OBS, no, OVS, cioè non è la catena abbigliamenti, OBS, Otranto Bologna Savona. Insomma, ecco, visto, insomma, un po' questa cosa. E più che altro volevo vedere per quanto riguarda dirette robe, insomma, ecco. In realtà non lo volevo usare per quello, volevo usarlo più per l'altro video che poi dopo alla fine ho mandato, in onda, ecco, che spero che abbiate visto, se non avete visto, botte. Perché ieri, insomma, c'è stata questa rassegna. È scritto all'Erona, poi è bello all'Erona, ma all'Erona in realtà, cioè, non ha senso, perché in realtà all'Erona. E quindi, insomma, ecco, quindi, diciamo che per provare quella situazione, cioè se era possibile trasmettere la rassegna, i cori, anche su. Ho provato anche su Instagram, ma su Instagram viene una merda, poi a parte non c'è nemmeno, credo, l'account di Instagram, se non ricordo male, dell'associazione, insomma, cioè, ci sarebbe solo di me. Ho provato anche su quello, insomma, diciamo che sì, come in Frankenstein Junior, sì, può fare, però, insomma, fa un po' schifo, sinceramente, è un po' obbrobioso, però ripeto, si può fare sicuramente. E quello che si può un po' meno fare è un po' meno fare, orrendo. Però tra parentesi, so che mi segno a qualche parte quali sono le cose. È il cioè, quello invece che è un po' più semplice, ecco, quello appunto era diretto su Facebook, vedevo anche lì se era possibile fare caricamento e sembrerebbe proprio di sì, per cui, insomma, vabbè, insomma, ecco, ieri è stata una prova non pubblicata, non pubblicizzata, ma è stata una prova. Invece devo dire che la rassegna alla fine, cazzo, cioè, quasi un centinaio di visualizzazioni, una ventina durante, ma anche solo un centinaio nel corso di, insomma, è tanta roba e, insomma, beh, diciamo che è una buona cosa. Invece, oggi ci siamo svegliati con qualche centimetro di neve, non tanto di più, quindi, insomma, biancato un pochettino, non tanto per terra, perché comunque già poco dopo era già acqua, buona sostanza, acqua ghiacciata, per cui diciamo che alla fine è andato un po' a sciogliere quello che c'era, come direbbero, il velo sulle tette.
Diciamo che oggi non l'ho nemmeno visto. Oggi in realtà non ho visto un granché. Perché, cioè, oggi sostanzialmente mi sono un po' alienato perché sono ormai 3 giorni buoni che sto litigando con il cosiddetto server perché, insomma, come avete visto, ormai sto monopolizzando onorato da questa vicenda, questa situazione di schiavi del padrone, come dicevano sempre i meganoidi. E fatto è che sono messo giù, insomma, di come si chiama, con l'intenzione di risolverlo in tutti i modi. E ho provato, ecco, con varie distribuzioni Linux. Devo essere sincero, non ho alla fine provato Fedora, la figlia della Fedora, e quindi non so effettivamente, però con Ubuntu niente, con Linux Mint niente. Più che altro il problema era il seguente: allora, il problema principale era che con Linux, con le distribuzioni Linux, a parte che ci ho messo 20.000 anni programmare qualsiasi roba, e quindi, insomma, ecco, è stato un po' così. E più che altro il problema principale era che erano due problemi principali: uno, che non c'era il verso di fargli vedere la scheda grafica, quella lì, non quella integrata, insomma, non quella di default, ecco. E l'altro invece era proprio che non andava assolutamente, e non va, e non andrà mai, ho paura, il programmino per la videosorveglianza, diciamo, ecco, questa piccola telecamerina posizionata in un posto nascostissimo, e che sostanzialmente non serve per ladri, per robe, perché abbiamo ben altro, ben più professionale, ben più, diciamo, che ci fa dormire sogni un po' più tranquilli, ecco, a questo punto di vista. E serve più, insomma, per avere prove, diciamo, dell'idiozia ecco. E non dico altro perché, insomma, non è il momento, non è il caso. Il problema è che però, ecco, non andava nessuno dei due. Cioè, ho fatto le prove anche di diretta e andava, anzi, addirittura ce n'era, non mi ricordo quale delle due distribuzioni che ho provato, addirittura andava al massimo, cioè incredibile. Cioè, sì, consumava parecchio di più, però alla fine devo dire che trasmetteva a 2 mega e mezzo, c'è, cioè, una roba, insomma, e poteva forse trasmettere anche a qualcosa di più. Però, ecco, però il problema è che si perdeva tutto, cioè, nel senso che comunque stava tipo 40-50% di CPU solamente con OBS, mentre invece l'altro non andava, non c'è verso. Ho provato con emulatori, sono diventato pazzo idrofobo in questi giorni, e quindi, insomma, così. Alla fine, vabbè, dico, vediamo un po' se riesco a risolverlo invece con Windows, che c'è già di suo e tutto quanto. E all'inizio, insomma, sembrava che andava tutto bene, poi a un certo punto si piantava, proprio bloccato. Ma che cazzo? Alla fine, stufo, cerco un po' in giro, dico, ma possibile succede solo a me? Cioè, la CPU, infatti, a un certo punto dice, vabbè, come avevo ipotizzato a suo tempo, pensavo che andasse troppo su di CPU e magari, che ne so, partisse qualche programma e schizzasse il punto in bianco e si bloccasse. Ma in realtà si era bloccato e stava al 50-60%. Ma che cazzo c'ha sto cazzo di computer? Oltre al fatto che, vabbè, già stavo pensando che mo mi tocca prendere, togliere tutto,
quel residuo che c'è, perché comunque questo computer già l'ho un po' svuotato, proprio levo tutto ciò che è di più e che ho già portato altrove, lo levo completamente e formatto tutto e riparte, e ripartiamo dal principio. Mentre stavo pensando così, cerco insomma nel frattempo anche dei video, magari è successo a qualcuno pure una roba del genere, a parte delle cose assurde, combinazioni di tasti incredibili che invece non hanno funzionato per niente, e fortunatamente ho trovato il video di uno in cui dice ma guardate che nell'impostazione di cosa di, come si chiama, di risparmio energetico e tutto il resto, c'è un'impostazione tipo di sospendere, bloccare la come si chiama, il disco fisso, insomma il disco rigido, e quello di solito, anche se tu cambi, metti che so che non si deve mai sospendere, lui comunque mette 10-20 minuti, fa il cazzo che vuole, e se succede che vi si blocca qualsiasi combinazione di tasti, non riparte un cazzo, potrebbe essere questo. Oh, io l'ho fatto, adesso sono passate, ormai siamo quasi su un'oretta, prima mi si è bloccato mezz'ora, e vi dirò, in questo momento pare che stia andando, per cui con molta probabilità, togliendo tutte le cose che andavano su di CPU, mettendo a risoluzione, insomma una cosa un po' particolare, sembrerebbe che stia andando. Incrociamo le dita, perché sono 3 giorni che sostanzialmente non ci sto nemmeno dormendo, perché vado a letto anche molto tardi per cercare di risolvere questa cosa, e perché insomma, cioè, sinceramente, come scappa fuori la mia compagna, ne compriamo un altro, compriamo Media World, cioè, oltre al fatto che voglio dire, cioè, comprare un computer, per quanto magari un entry level, una roba insomma, non, cioè, per dire 100 euro di computer proprio scrauso, con pochissimo spazio e tutto il resto, per una telecamerina del cazzo e la fornace TV, cioè voglio dire, abbiate pazienza, mi sembra veramente buttare soldi, e quindi insomma, ecco, quindi forse, ripeto, forse ce l'abbiamo fatta, perché comunque, ecco, perché comunque ho preso questo hard disk da 2 tera che ora però dovrò riformattare, perché per fare queste prove con distribuzioni Linux, anziché prendere e formattare completamente, ho utilizzato metà, insomma un tera dei 2, per questo, per cui magari forse sarebbe il caso di ripristinarlo, non che per carità non ce n'è bisogno, però insomma sarebbe il caso di farlo. E poi ecco, cioè, ho tolto tutte le cose tipo backup, drive, file stream là, eccetera, tanto non servono. E sostanzialmente quello servirà per far andare la programmazione, diciamo, della fornace TV continuamente, e che altro? Aspettate, e questa videosorveglianza, fine, basta. Insomma, non c'è bisogno di grandi cose, insomma, ecco, cioè nel senso, se dovessi fare una diretta, oppure il giorno che so che c'è Dott Matteo, e lo carico sul mio computer, insomma, ecco, cioè più che altro chiudo la diretta, faccio partire la diretta sul mio computer, su quello nuovo, e così almeno sono tranquillo che insomma, ecco,
che va al massimo della risoluzione possibile e non ci sono problemi, insomma, ecco, per cui incrociamo le dita, speriamo bene. Va bene, insomma, ecco, domani, come ho detto, vado a decespugliarmi. Oggi giornata di zona arancione in mezzo a delle festività e dirò non me ne sono nemmeno accorto perché, ripeto, oggi è stato esclusivamente un continuo. Oggi ho lavorato molto per voi e quindi, insomma, ecco, quindi non lo so, non so che dirvi, cioè, nel senso, non ho fatto grandi cose, non ho visto grandi cose. Domani magari che esco invece faremo un po' più cose. Magari domani più che altro che la vestirsi un po' più pesante perché sti giorni addietro, insomma, col fatto che non era proprio caldissimo, il contrario, non era proprio freddissimo, era un po' più leggero. Invece forse domani toccherà incominciare a vestirsi un po' più pesantini perché, insomma, oggi si è annevicato, insomma, credo che domani, per quanto sembrerebbe un po' più caldo, come temperature un po' più alte, però ho capito, insomma, ecco, invece mi dicono da quelli dell'Umbria che invece fa tanta pioggia e tanto vento, e chi è che bussa il mio convento? E quindi, insomma, ecco, noi con questa domanda io direi chiudere qua perché, ripeto, non so che altro dire. Se no, insomma, oggi diciamo che oggi ho lavorato molto con voi, ecco, molto per voi, non con voi, molto per voi, per cui, insomma, ecco, l'unica cosa che posso dire è che effettivamente per lavorare, per fare tutto, non ho pensato a fare una programmazione magari un po' più natalizia, un po' più personalizzata, diciamo, per il periodo e che dire, magari lo faremo, insomma, ecco, spazio a una fantasia, diciamo, ecco, vediamo. Più che altro la mia preoccupazione massima è se riesco a risolvere questo problema di, cioè, utilizzare questo, diciamo, ex computer mio invece come server, con la mia connessione, la mia rete e il mio computer, finalmente trasmetto cose, insomma, mie, e quindi, insomma, sono molto più tranquillo, tante cose, insomma, ecco, per cui diciamo che va bene così, è meglio così. Noi con questa cosa che è meglio così, diciamo che chiudo questa puntata e mi sembra che sono abbastanza asciutto, per cui dormi pulito asciutto, tanto l'INES assorbe tutto. No, nel senso che non ho bisogno di passare un'altra volta il phon perché mi sembra abbastanza asciutto. Insomma, non è massimo andare a dormire con i capelli bagnati, d'inverno soprattutto. Direi che ci possiamo salutare qua. Peccato che sono curioso di vedere se il computer si è bloccato oppure effettivamente abbiamo risolto tutto. Se abbiamo risolto tutto, cosa che io direi che precauzione ci teniamo fino a domani come test per tutto quanto, oltre a vedermi con la nuova capigliatura, che dire, ci festeggeremo assieme questa cosa e finalmente questo anno potrebbe finire con una buona notizia, che non è male, oltre al fatto delle de vaccinazioni e robe varie contro questo cazzo di Covid, 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 Cozit, e Cozat. Noi con queste cose, così, parole in libertà, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.